Ora si registrerà la conferenza Allora, buongiorno a tutti, direi che possiamo partire sperando appunto che nell'arco del GeoBreak si, si aggiunga ancora qualche partecipante perché l'argomento di oggi in realtà è molto interessante forse anche uno degli aspetti di, eh, di LeadsMap Web Client meno conosciuti, ecco eh, vedremo infatti oggi come ampliare eh, e aggiungere eventuali funzionalità al nostro client Leadsmap con degli se dei semplici script eh, JavaScript. Eh, giusto un piccolo, mh, diciamo, excursus eh, su che cosa è Leadsmap, casomai eh, qualcuno non, non lo conoscesse ancora. L'ItsMap appunto è uno dei web client disponibili ehm, di QGIS Server. Ehm, cosa vuol dire uno dei, dei web client di QGIS Server? Vuol dire che fondamentalmente con l'utilizzo di QGIS Desktop, QGIS Server e appunto uno di questi client web, come ad esempio l'ItsMap. Possiamo tenere davvero in pochissimi e semplici passi un WebGis a tutti gli effetti, a partire da un progetto QGIS. Ehm, diciamo che nel mondo, nel, nell'ambito dello sviluppo WebGIS, questa soluzione è sicuramente una delle più, eh, delle, più insomma, delle più semplici, proprio perché garantisce. Uh, un, un portale, un, un web uh, GIS a tutti gli effetti, senza però, diciamo, mh, richiedere particolari competenze in ambito di sviluppo web, sviluppo informatico e così via. Um, con questa soluzione, infatti, uh, possiamo ottenere il nostro WebGIS semplicemente andando ad agire sul progetto QGIS. Quindi impostando tutte le caratteristiche che dovrebbe avere il nostro WebGIS, lato progetto QGIS, e poi appunto tramite QGIS Server, che di fatto eh, è l'application server che andrà a generare i nostri servizi web geografici, WMS, WFS, potremo andare a visualizzare i nostri dati così come sono stati impostati nel progetto su web, grazie appunto a uno. Di questi client al momento esistono direi tre client principali per QGIS server tra cui abbiamo appunto l'itsmap web client che ci permette di andare ulteriormente ad arricchire il nostro web GIS tramite un plugin QGIS mm, come vi dicevo appunto QGIS Server fondamentalmente dialoga direttamente col nostro progetto QGIS per andare appunto a creare i servizi web che sono appunto quei servizi geografici che ci permettono in qualche modo di pubblicare online i nostri dati che possono essere sia immagazzinati in un database, ad esempio, ma potrebbero anche essere, ovviamente, semplici shapefile, piuttosto che geopackage o, o, o file raster, e, insomma, dati di qualsiasi, di qualsiasi tipo. Come vi dicevo, diventa a questo punto una soluzione veramente semplice, perché l'unica diciamo, competenza richiesta, se così vogliamo definirla, è un minimo di conoscenza di QGIS, ovviamente, e oltre a questo, davvero accorcia anche notevolmente i tempi di lavorazione, proprio perché di fatto non, non, non c'è quasi, quasi alcun tipo di attività a livello di sviluppo codice come vi dicevo, esistono questi tre client, noi principalmente come GTR ci siamo diciamo affidati a Web Client che è indubbiamente allo stato attuale uno dei più dei più performanti e ehm, o quantomeno a nostro avviso è uno dei più performanti e eh, soprattutto uno dei più semplici. Eh, noi su, appunto sull'utilizzo di QGIS Server e l'ItsMap abbiamo, ehm, abbiamo diciamo, creato un servizio eh, che offriamo ai clienti eh, che si chiama GIS Hosting, che è proprio un servizio appunto di, di, di hosting geografico, lo definiamo così, che si basa proprio sull'ItsMap perché a nostro parere è anche quello che ehm, permette all'utente di essere il più autonomo possibile. A differenza ad esempio di QGIS Web Client, che è un altro appunto web client eh, disponibile per QGIS Server, tutte le impostazioni che dovrà avere il nostro WebGIS con l'itsmap vengono fatte assolutamente lato QGIS Desktop. Non c'è alcun bisogno di diciamo, andare come si suol dire a mettere le mani nel codice cosa che ad esempio ehm, è richiesta con QGIS web client che non ha per così dire una sorta di interfaccia grafica altro client poi è il, è il g3w suite ehm, che appunto gestisce eh, sia al lato client che eh, diciamo a tutta una serie di impostazioni eh, di insomma di eh, funzioni lato amministratore ed è decisamente più simile all'itsmap come impostazione l'unica differenza che ehm, per tutta una serie di impostazioni e di caratteristiche che vogliamo dare al nostro WebGIS fondamentalmente non abbiamo in questo caso un plugin QGIS ma abbiamo di fatto un applicativo web dal quale andare appunto a, a settare tutte le nostre impostazioni. Come vi dicevo, noi ci siamo in qualche modo affidati all'ITMAP web client che ci permette appunto di andare a definire tutte le caratteristiche del nostro web GIS agendo semplicemente sulle proprietà del progetto QGIS. Sulle proprietà dei singoli layer e poi, appunto, tramite il plugin QGIS Lipsmap ci, ci permette anche di andare ad aggiungere tutta una serie di, di funzioni, di strumenti al nostro WebGIS già preimpostati, diciamo. Tra questi strumenti mi riferisco, ad esempio, per chi magari non conosce bene l'Itsmap, abbiamo la possibilità di impostare strumenti di. Eh, fondamentalmente di ricerca per attributo, di localizzazione si chiama in realtà, dove di fatto appunto viene fatta una sorta di ricerca per attributo. Un esempio di utilizzo di questo strumento eh, molto spesso è il classico eh, menu a tendina su cui selezionare foglie e particella catastale, ad esempio. Abbiamo strumenti di editing online, quindi la possibilità di fare editing sia geometrico che alfanumerico, la possibilità di visualizzare le tabelle attributi di tutti i nostri dati direttamente su web e su queste tabelle, tra l'altro, fare una serie di operazioni di selezione, filtraggio e via dicendo. Poi abbiamo appunto strumenti di filtro per andare in qualche modo a filtrare la visualizzazione delle nostre geometrie e poi si arriva anche a strumenti un pochino più complessi come ad esempio il Time Manager che è forse uno dei più recenti che permette di eh, visualizzare le serie temporali e abbiamo anche strumenti per la creazione di, di grafici che vengono poi visualizzati sul nostro WebGIS. E poi lo strumento Atlante, che è uno strumento per chi conosce QGIS, eh, diciamo che potrebbe un po' confondere, fra virgolette, perché ehm, potrebbe far pensare all'Atlante della stampa di QGIS, in realtà non è proprio ehm, un Atlante in, senso, in questo senso, ma eh, ci permette comunque di visualizzare, diciamo, in sequenza. Le nostre, le nostre geometrie quindi, ehm, e i, 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 da, i valori ad esse asso, associate. Quindi diciamo è una sorta, è un qualcosa di, di simile come concetto appunto all'Atlante della stampa, però mh, diciamo, non ci produce il PDF, ecco per intenderci, è semplicemente in visualizzazione e in consultazione. Tra tutti questi strumenti, ovviamente, che sono già veramente molti, per chi conosce l'Itsmap sa che andando a impostare tutti, tutti gli strumenti già a disposizione, veramente si ottiene un WebGis già abbastanza evoluto, diciamo, dal punto di vista proprio delle funzionalità disponibili. Ehm, abbiamo anche un'altra possibilità una possibilità che è quella appunto di aggiungere degli script custom quindi realizzati ad hoc a seconda delle, delle esigenze a seconda di quello che, che si vuole ottenere e questi script fondamentalmente eh, diciamo che dobbiamo un po' abbandonare quello che vi ho detto fino adesso del fatto che l'itsmap è tutto diciamo configurabile da da desktop eh, senza necessità di saper mettere mano nel codice perché ovviamente in questo caso eh, un minimo di competenze di conoscenze di linguaggio JavaScript HTML e simili ovviamente è richiesto questi script infatti sono veri e propri eh, script JavaScript che vengono sviluppati quindi vengono scritti manualmente, non c'è una sorta di interfaccia grafica che faccia il lavoro al posto nostro, quindi un minimo di conoscenza ovviamente di questi linguaggi è richiesto. Questi file, già, come, come funzionano di fatto? Allora, questi file JavaScript semplicemente devono essere collocati, devono essere salvati in una par particolare cartella dei nostri dati. Quando utilizziamo Lizmap, infatti, abbiamo di fatto una cartella che è quella, che, eh, diciamo eh, a cui punta la nostra repository LITSMAP. E all'interno di questa cartella è presente una cartella che si chiama media. All'interno di questa cartella media deve essere creata un'ulteriore cartella necessariamente nominata js che sta appunto per javascript all'interno del quale possiamo andare a inserire i nostri javascript custom all'interno di questa cartella js in realtà abbiamo due possibilità abbiamo la possibilità di creare un'ulteriore cartella e nominarla come uno dei nostri progetti pubblicati online. Inserendo all'interno di questa cartella i nostri file JavaScript, questi file verranno caricati, quindi verranno in qualche modo letti dalla pagina web solo per il progetto a cui fa riferimento questa cartella. Ora poi andiamo a vedere meglio, andiamo diciamo a vedere eh, nel concreto che forse ancora più chiaro. Seconda possibilità che abbiamo è quella di creare sempre all'interno della cartella JS invece una cartella nominata default. Inserendo i nostri JavaScript all'interno della cartella default, invece questi JavaScript verranno caricati, verranno letti dalla, dalla pagina web per qualsiasi progetto salvato nella nostra repository Lease map. Mi spiego meglio facendo un esempio pratico. Ehm, se vedete questa è la cartella a cui punta una repository nostra Digiter dove pubblichiamo tutta una serie di, di progetti. Come vedete qua ho una cartella media, ho la mia cartella media, all'interno della quale ho la cartella JS. Se vedete questi sono fondamentalmente sono tutte cartelle che hanno lo stesso identico nome di un progetto che sta nella mia repository. ok In particolare, per esempio, se andiamo a vedere demo progetto, è esattamente il progetto su cui faremo qualche testo oggi durante, durante il geobrake. All'interno della cartella della mia repository ho di fatto un progetto che si chiama demoprogetto.qgs. Ciò vuol dire che tutti gli script JavaScript che io stamattina andrò a inserire nella cartella in media JS demoprogetto verranno diciamo, caricati solo nel momento in cui vado a visualizzare su web la pagina del progetto demo progetto. Se invece all'interno di media JS vado a creare una cartella che chiamo default che in realtà già esiste, per cui All'interno di questa cartella default, fondamentalmente se vado a salvare qui invece tutti i miei file JavaScript, questi verranno caricati per qualsiasi progetto QGIS pubblicato su web, ovviamente presente all'interno della mia repository. Dove si trovano, dove possiamo trovare un po' di questi. Ehm, file JavaScript. Allora, innanzitutto vabbè, vi, vi suggerisco di andare a vedere la documentazione ehm, nei nel vari manuali di LitzMap, dove appunto vi viene spiegato per filo e per segno e probabilmente anche meglio di quanto ho fatto io fino adesso come utilizzare questi file JavaScript. E poi, molto importante, ci sono due fonti principali di questi file JavaScript. Probabilmente infatti un'altra cosa che non è poi così nota è che esiste una repository GitHub dedicata a questi eh, script JavaScript per l'ITSMAP all'interno della quale trovate tutta una serie di script già, già pronti, già sviluppati da, da altri utenti mm, e che sono stati appunto Messi a disposizione. Eh, noi di Giter per primi ogni abbiamo contribuito diciamo, a questa, questa repository sviluppando una serie di, di script che poi abbiamo appunto diciamo, reso disponibile anche a tutti gli altri utenti. Quindi sicuramente vi suggerisco di andare a vedere questa, questa repository GitHub dove appunto trovate tutta una serie di anzi volendo. Possiamo anche andarci un attimo insieme. Eh, gli map, JavaScript. Ed eccola qua. Qua avete tutti gli script, JavaScript, già, già creati, già, già sviluppati dai vari utenti e messi a disposizione. Quindi semplicemente scaricandovi, diciamo. Il contenuto della, della repository potete ottenere tutti, tutti questi script e ce ne sono, vedete, di, di, qualsiasi, di qualsiasi tipo, ecco, cioè ce ne sono varie ed eventuali. Alcuni agiscono sui dati, alcuni agiscono invece più sull'interfaccia, magari andando ad aggiungere o, o a togliere alcune, alcune funzionalità. Un'altra fonte. Eh, di, di script JavaScript invece si trova a questo link decisamente più complicato diciamo ma che altro non è che la mh, la, la mh, repository github principale di eh, di Leeds Map, quindi quella proprio dove è contenuto il codice eh, sorgente di, di Lizmap e ehm, All'interno direi di questa cartella LizMap Demo, dovremmo eh, Ora, vabbè, ovviamente poi avrei potuto magari cliccare sul link e arrivarci direttamente. Comunque, eccolo qua, anche qui vedete avete una serie di ehm, script, JavaScript, sviluppati. Alcuni in realtà sono gli stessi che trovate anche nella repository dedicata, diciamo, GitHub, altri invece, mh, non so per quale motivo, non sono stati pubblicati nella repository ufficiale, comunque li trovate appunto qua. Semplicemente, ehm, questo comunque poi è spiegato anche sul manuale, dovete rimuovere il punto example dal, dal nome del file e poi sono script. A tutti gli effetti che potete andare a salvare nella vostra cartella media JS e poi a seconda del progetto su cui, su cui volete applicarli. Allora facciamo qualche esempio ehm, perché appunto eh, ci sono script, come vi dicevo, già disponibili un po' eh, di, di ogni tipo, dai più semplici ai più complessi. Um, alcuni in realtà si tratta veramente di pochissime righe di codice altri invece ne vedremo ne vedremo qualcuno sono, sono decisamente più, più complessi partiamo subito con un primo esempio giusto per capire effettivamente di che cosa di che cosa stiamo parlando e andiamo a Salvare quindi nella nostra cartella media js demo progetto un primo script. Lo apriamo con un qualsiasi editor di testo ed ecco qua. Questo è il nostro codice JavaScript. Vedete che già di per sé... Questo script in realtà non è poi ehm, particolarmente complesso. Che cosa fa questo script? Aggiunge un bottone alla toolbar leadsmap che per intenderci è questa qua. Questo è il nostro progetto demo progetto. Pubblicato con l'Itsmap, questo JavaScript che stavamo vedendo fino a qualche secondo fa, non fa altro che aggiungere un ulteriore tool a questa toolbar che punta in questo caso, ad esempio, a un, ehm, a un sito web esterno come potrebbe essere, che so, il manuale, ad esempio, ok? Ora, io ci metto un indirizzo che prendo qua abbastanza a caso vedete qua semplicemente devo andare a inserire il mio indirizzo web salvare ovviamente e se vado adesso a fare un refresh della mia pagina web ecco qua che è stato aggiunto il mio tool Cliccando sul tool ovviamente mi rimanda alla pagina web che io ho indicato nel codice. Ok? Semplicemente. Molto simile è quest'altro script JavaScript che andiamo subito a salvare nella cartella demo progetto e. e a vedere appunto in cosa consiste questo script in realtà fa qualcosa di molto simile a quello che, che abbiamo visto prima come vedete è ancora più stringato in realtà e fa appunto vi dicevo qualcosa di molto simile ma semplicemente apre il link ehm, che gli che gli andiamo appunto eh, apre scusate la pagina web che gli andiamo a fornire noi all'interno però del nostro stesso Weggis. Salviamo, torniamo sulla nostra pagina web, ovviamente refresciamo, vedete che adesso di strumenti ne abbiamo di tool, di bottoni aggiunti alla toolbar. Ne abbiamo due. Se andiamo a cliccare sul secondo, ecco qua. Vedete? F fondamentalmente la funzione, cioè la, il principio è lo stesso. Quindi potrebbe essere uno script che ci permette appunto di creare un collegamento diretto, ad esempio, a. A una pagina web del manuale piuttosto che a un altro progetto, a un'altra insomma, eh, a un altro tipo di, 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 di sito che vogliamo che sia in qualche modo raggiungibile dal, um, dal nostro stesso WebGIS e con questi due diversi script in realtà otteniamo il medesimo risultato, semplicemente in modo diverso perché il primo script ci. Diciamo, apriva una nuova pagina web sul nostro browser. Invece, con questo script andiamo proprio a eh, diciamo, integrare la, la pagina web linkata all'interno del, del, del nostro WebGIS. E questi, diciamo, erano due esempi veramente piuttosto, piuttosto semplici, ecco, ehm, di di script eh, che possiamo andare a, ad aggiungere ehm, altri un altro esempio ehm, di funzioni di, di insomma di funzionalità di proprietà più che funzionalità che possiamo andare ad ad impostare a, su litsmap tramite uno script è la chiusura di, di default diciamo dei eh, gruppi di layer per chi conosce magari un po' meglio l'itsmap non so se avete mai notato o avete mai avuto a che fare con questo tipo di problema quando all'interno del nostro progetto qgis noi abbiamo un gruppo di layer quindi effettivamente un gruppo all'interno del quale abbiamo inserito una serie di layer litsmap di default ci mostra questo gruppo espanso ok il che se abbiamo pochi layer come nel caso del progetto demo potrebbe anche non essere un problema ma vi assicuro che quando invece abbiamo a che fare con progetti un pochino più complessi con un numero maggiore di layer Um, avere tutti questi gruppi di layer espansi nell'albero dei layer può diventare effettivamente un po', un po complicato da, da gestire, soprattutto da poi anche a livello di usabilità decisamente più, più noioso, ecco diciamo così. Um, dal plugin di Litzmap o comunque dalle proprietà del gruppo non c'è modo di andare ad agire su questa cosa non c'è un, un punto ehm, diciamo all'interno del plugin leadsmap in cui possiamo dire appunto a, a leadsmap di farci vedere i gruppi di layer mh, come si dice chiusi compressi ehm, lo possiamo però fare appunto con un file javascript in questo caso vedete io nel mio progetto QGIS ho un gruppo che si chiama dati. Con questo semplice eh, script che ora vado a copiarmi sempre nella mia cartella media JS demo progetto, così in questo modo sarà applicato solo al mio progetto. Eccolo qua. Questo ancora più semplice, ancora più ridotto, mh? però vedete qua semplicemente l'utente, diciamo, non dobbiamo fare altro che andare a inserire qui il nome del nostro gruppo. Attenzione, suggerimento, eh, se volete utilizzare questo script, ad esempio, i vostri gruppi di, di layer eh, devono avere nomi privi di spazio. Quindi quello che potete fare privi di spazio, di caratteri diciamo strani, eh, particolari. Quello che quindi potete andare a fare è banalmente utilizzare degli underscore eh, o forse anche i trattini non, non sono molto graditi, quindi conviene utilizzare gli underscore e, eh, e poi semplicemente utilizzare invece il plugin di Litmap per, per creare degli alias, diciamo dei titoli un pochino più insomma eh, belli a, a vedersi ecco l'importante però appunto se vogliamo utilizzare questo script che nel nome del gruppo non ci siano spazi quindi in questo caso eh, non abbiamo grossi problemi perché il nostro gruppo si chiama appunto dati quindi semplicemente andiamo a inserire qui il nome del nostro gruppo Salviamo il nostro script e vediamo se dobbiamo, magari ogni tanto andare a pulire la cache, no, non è necessario, e vedete che adesso di default, la visualizzazione del mio gruppo al caricamento della pagina non è più espanso come era prima, ma appunto è, è chiuso, diciamo, è compresso. Provo, un attimo, provo a togliere. Eh, provo a togliere il um, lo script dalla cartella del progetto. Così lo andiamo a rivedere. vedete ora che ho tolto lo script che mi gestisce appunto la chiusura dei gruppi dalla cartella del mio progetto vedete che di default l'itsmap mi fa quindi vedere il gruppo espanso e sono io che poi devo andare eventualmente manualmente a chiudermelo se invece vado a reinserire lo script nella cartella del mio progetto refreshando la pagina di default il mio gruppo viene visualizzato chiuso diciamo e posso eventualmente andarlo ad espandere io se necessario. Come vi dicevo, questi qua in realtà sono anche script abbastanza semplici, vedete che sono composti anche da, da davvero poche righe. Esistono poi eh, plugin, eh, scusate, plugin script decisamente più, più complessi, ok? Uno forse dei più famosi, che probabilmente conosceranno parecchie persone, è quello ad esempio di Google Street View. Eh, qua, qualche utente di Lidsmap ha sviluppato questo script che ci permette di integrare nel nostro web GIS la visualizzazione delle immagini di Google Street View. Andiamo a vedere velocemente questo script. Non stiamo ovviamente ad entrare nel merito delle, delle singole righe di codice. Ma giusto per capire che ovviamente ehm, esistono appunto anche script decisamente più, più complessi rispetto a quelli che abbiamo visto ehm, fino adesso e che appunto aggiungono però anche funzionalità insomma, decisamente più. Più complesse per questo script ovviamente essendo immagini di google abbiamo bisogno di una di una chiave eh, google quindi eh, ovviamente se non avete se non avete la chiave google a disposizione di fatto eh, lo strumento poi non, non funziona eh, però è l'unica diciamo l'unico elemento in tutto lo script che deve andare a inserire appunto l'utente, ovvero deve andare a inserire la propria, la propria chiave Google esattamente in, questa, in questo punto del codice. Una volta inserita la chiave Google, per capirci, quello che, ehm, quello che si ottiene è questo tool sulla toolbar. E andando a cliccare in un punto della mappa, abbiamo, vedete, la possibilità di visualizzare le immagini di Street View e di navigarle, ok? Esattamente come se fossimo di fatto in, in Street View. Questo sicuramente è sicuramente uno dei più chiamiamolo così scenografi de degli script più sicuramente più più utili più conosciuti e anche appunto più più scenografici forse perché appunto introduce questo tipo di, di strumento ehm, che è indubbiamente molto molto utile molto efficace ehm, probabilmente dovremmo ehm, Anzi, vorremmo e dovremo sviluppare ehm, qualcosa di molto simile, però per, per Mapillari. Eh, quindi, insomma, eh, stiamo, stiamo lavorando su questo. E quindi, a, bre cioè, a breve, eh, una volta, insomma, eh, sviluppato qualcosa di. di mh, di stabile, diciamo, di funzionante, ehm, potrebbe anche esserci questa, questa ulteriore possibilità quindi di avere un, un, uno strumento molto simile, ma appunto che visualizza le, le immagini di, di Mapillari e non di Street View. Ehm, appunto ci stiamo lavorando quando avremo qualcosa di pronto, sicuramente lo rilasceremo nella repository ufficiale degli script degli script Leads Map. Um, ma andiamo avanti e um, andiamo a vedere qualche altro esempio di questi di questi script velocemente uh, uno di nuovo piuttosto, piuttosto utile o quantomeno che noi utilizziamo spesso soprattutto perché spesso ci capita di utilizzare Litmap anche per magari webgis che um, Diciamo che fanno, fanno parte appunto di progetti europei e via dicendo, in cui è bene anche badare un minimo diciamo, all'estetica o quantomeno mh, che richiedono poi anche no, tutta una serie di ehm, proprio regole tra virgolette, in cui devono essere che so, citati i partner, eccetera, eccetera. Questo script ci permette di fatto di mh, aggiungere al nostro webgis un, um, una sorta di pop-up iniziale, quindi una sorta di, di, mh, sì, di, di, di schermata iniziale in cui possiamo andare a inserire tutta una serie di informazioni sul nostro, sul nostro webgis. Questo è un altro script che trovate direi sempre nella repository e anche qui ovviamente però è necessario soprattutto più che altro un minimo di conoscenze invece di HTML perché tutto il testo che vogliamo andare a inserire eh, nel, nel nostro pop-up introduttivo, nel nostro pop-up iniziale deve essere appunto inserito come testo HTML. Possiamo ad esempio andare a inserire anche delle immagini. Mm. Le immagini in questo caso devono essere sempre salvate nella nostra cartella media. Non è necessario che poi siano in JS eh, cartella del progetto che, okay, ma l'importante è che siano nella cartella media. Ad esempio, io posso andare a inserire, per dire, il logo di Giter e... In questo caso, all'interno di questa, di questa diciamo, variabile è sufficiente che vada a inserire il percorso eh, relativo alla mia immagine, salvare il mio script e se torniamo sul progetto demo e refresciamo ovviamente la nostra pagina, ecco qua. Vedete che praticamente questo script mi permette appunto di aggiungere questa sorta di appunto schermata eh, iniziale in cui posso andare appunto a inserire ovviamente tutta, tutta una serie di informazioni. Vi dicevo, poi esistono davvero script, ehm, insomma. Varie ed eventuali, ad esempio, noi ne abbiamo sviluppato uno per la traduzione, so se tutti sanno che l'Itsmap ovviamente gestisce la traduzione, ma gestisce le, la traduzione solo delle componenti del client. Cosa vuol dire? Vuol dire che in funzione della lingua che io imposto sul mio browser viene, eh, vengono tradotte. Le varie componenti del client, quindi non so mh, eh, se avessi il browser in inglese, probabilmente invece che chiudi su questo bottone ci sarebbe scritto close, o insomma, eh, invece che layer di base ci sarebbe base layer. Ecco per esempio, quello che abbiamo sviluppato noi è appunto uno script che trovate sempre nella nella repository degli script e che vi permette di tradurre in funzione sempre della lingua che avete impostato sul vostro browser, vi permette di eh, tradurre anche tutti ehm, le varie, diciamo, ehm, i vari contenuti del vostro webgis, quindi ad esempio i nomi dei layer, i nomi dei campi e via dicendo. Vi dicevo, questo lo trovate sempre qua nella, nella repository e avete anche ovviamente tutta un po' di descrizione perché. Appunto, oltre allo script eh, JavaScript, in questo caso abbiamo messo a disposizione degli utenti anche uno script Python, invece, che deve essere fatto girare all'interno della console Python di, di QGIS e che fondamentalmente vi, ehm, vi crea un file JSON ehm, per ogni lingua per la quale volete ottenere la traduzione in cui fondamentalmente ehm, che poi deve essere, diciamo, eh, compilato a mano, appunto, con le stringhe tradotte. Ehm, quindi vedete che diventano anche, insomma, un pochino più più complessi, non solo per quanto riguarda proprio il codice JavaScript più 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 sostanzioso, ma anche proprio la preparazione del dato a volte può essere un pochino più, più onerosa, ovviamente questo dipende da, dal tipo di script e dal tipo di funzione appunto che, che, che esegue. Un altro script sempre ehm, sviluppato da noi, ad esempio, è quello che permette di visualizzare nella tabella di attributi che possiamo andare a caricare sull'Eatsmap. Um, i, I widget value map. Anche qui non so se è mai capitato a qualcuno di voi nella tabella degli attributi, se noi abbiamo le colonne impostate con il col widget value map o value relation, nello strumento tabella attributi di Lizmap non viene correttamente visualizzato il, uh, il widget. Sapete che è un widget che permette di fatto di creare le decodifiche, quindi di gestire le decodifiche per cui abbiamo un codice di solito e una descrizione. L'itsmap attualmente nella tabella attributi, in caso di colonna mappa valore, continua a far visualizzare il codice e non la descrizione. A tal proposito abbiamo sviluppato appunto un, eh, subito abbiamo sviluppato uno script, poi addirittura abbiamo in realtà sviluppato un, un plugin QGIS che si chiama appunto Value Map to Leads Map che vi faccio vedere dai plugin di QGIS così se foste interessati lo potete andare a cercare. Tra l'altro uscirà a breve probabilmente una nuova versione di questo plugin, appunto, Value Map to LeadSmap. Che permette appunto di, ehm, di, di visualizzare mh, tutti, ehm, tutti i nostri Value Map anche nelle tabelle attributi pubblicate su in realtà questo plugin fa tutto il lavoro per voi perché appunto questo plugin non solo recupera eh, tutte le informazioni, quindi tutti i value map che avete all'interno del vostro progetto, ma vi salva già direttamente nella posizione corretta il, ehm, il file JavaScript, lo script JavaScript che poi appunto vi permette di visualizzarli sull'Eatsmap. Eh, vi dicevo a breve probabilmente uscirà anche una nuova versione perché attualmente la versione lavora so funziona solo con i widget value map ma purtroppo lo stesso problema l'itsmap ce l'ha anche sui widget value relation e quindi stiamo implementando anche ehm, diciamo le stesse caratteristiche anche per questo, per questo altro widget ecco quindi. Eh, in questo caso, addirittura, appunto, abbiamo, eh, siamo arrivati, appunto, a sviluppare un plugin ad hoc perché, in questo caso, appunto, la preparazione del dato, insomma, per, per far sì di avere tutte le, le informazioni necessarie affinché lo script JavaScript poi funzionasse correttamente, era davvero un po', un po complessa, un po'... Noiosa più che altro per cui abbiamo, abbiamo preferito appunto sviluppare un plugin che facesse tutto il lavoro per noi ecco e, e quindi insomma questi erano un po' di esempi poi come vi dicevo ce ne sono parecchi che trovate già a disposizione sulle, sulla repository insomma sia di Leetsmap che appunto questa dedicata agli script o se no ovviamente c'è sempre la possibilità di sviluppare qualcosa di, di nuovo e magari poi appunto metterlo, metterlo a disposizione di tutti eh, pubblicandolo sulla, sulla repository ufficiale. Allora, io più o meno direi che ho finito, vi ho fatto vedere tutto quello che. Che volevo farvi vedere, ovviamente, sono, sono degli esempi. Ora abbiamo in questa mezz'oretta 40 minuti, non è che si potesse più di tanto entrare soprattutto nel merito del codice, perché lì praticamente servirebbe un corso ad hoc, però, almeno sappiamo che esistono, sappiamo eventualmente dove, dove andarli a cercare e soprattutto come poi utilizzarli. Lascerei quindi appunto questi ultimi 5-10 minuti, se, se avete domande, se avete insomma, esperienza con questi script, ehm, ovviamente possiamo, possiamo parlarne. E, e intanto vabbè, vi, vi rimando poi al geobreak del il prossimo geobreak eh, che sarà il 17 novembre in cui parleremo. Ehm, di, ehm, torniamo a parlare di GNSS, quindi abbandoniamo un po' il mondo del, del GIS e in particolare il collega Lorenzo parlerà appunto del Precise Point Positioning. Se avete domande, se volete insomma ecco discutere insomma insieme apritevi anche il microfono se, se lo avete e... se no, altrimenti io vi saluto vi ringrazio per aver seguito questo ah, abbiamo... no no io volevo solo grazie ti volevo solo salutare è interessante gli spunti sono interessanti ciao Ornella grazie, grazie mille ciao buona, ciao, giornata. buona giornata ciao, ciao, ciao. invece c'è una domanda vabbè, Fabio sì, eh, nel senso questo è semplicemente mh, eh, devi, devi andare a impostare correttamente lo strumento di di, di localizzazione però non c'entra nulla con con gli script è proprio uno strumento che puoi impostare tu dal, dal plugin Leetsmap e in particolare è direi se non ricordo male ehm, mm, 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 dovrebbe essere lo strumento localizza da layer che puoi puoi andarti tu a impostare per andare a creare appunto questa, questa ricerca per, per foglio e mappale però questo è uno degli strumenti già, ehm, già diciamo, impostati, pre, preimpostati di, di Lidsmap, non, non è un qualcosa che vai a gestire eh, tramite gli script. Ecco. Grazie a te Luca per aver partecipato. E, mh, niente, se, se non ci sono altre domande... Um, vi ringrazio nuovamente e um, niente, vi, appunto, vi rimando al geobreak uh, del 17 novembre. Poi nei prossimi giorni caricheremo anche, uh, come sempre, su YouTube la registrazione di questo geobreak uh, e quindi sarà a disposizione di tutti. Grazie a tutti, grazie Francesco e buona giornata.